ogni volta che leggo condotto da Alex di Bisceglia su Motorbike Circus un po' mi emoziono, perché in realtà Motorbike Circus è fatto da tutti noi, da tutta la redazione, da Matteo Pittaccio e Giacomo Darold che sono con noi adesso, da Matt Cantarini che attualmente non è con noi perché è in viaggio, l'infame, quindi è in vacanza, da Giulio Andacata che come al solito ci segue alla regia. Ragazzi, buonasera e benvenuti alla puntata numero 307 di Motorbike Circus, il vostro appuntamento col mondo delle due ruote. Io sono Alex di Bisceglia e come vedete Pitti, ciao Pitti, che però ha il microfono disattivato. Giacomo, ciao a tutti. No, non è colpa mia, non è colpa mia. Questa è colpa di Giulio Andacata alla regia che ci fa gli scherzi. Giulian, ciao, la buonasera. Volta, allora, per la prima volta non è colpa mia, perché di solito è vero, lascio il microfono disattivato, però stavolta... Ciao ragazzi. Normalmente è colpa di Pitti, stavolta no. E saluto anche Giacomino Darold, ciao Giacomino. Buonasera ragazzi, buonasera a tutti coloro che ci stanno seguendo e a voi tutti. Che dobbiamo ancora riprendersi dalla gara, veramente, guarda, dalla gara. Ovviamente saluto Giulia Andacata, la regia. Giulia, ovviamente noi giochiamo, grazie per essere con noi una volta. Ci farebbe piacere mostrare anche il tuo bel faccione siculo, insomma, al nostro pubblico, perché tutti devono avere il loro momento di gloria, soprattutto la regia, ogni volta ci supporta e ci sopporta. E ovviamente vi ricordo dove potete seguirci, il nostro sito www.livegp.it, la nostra pagina di Facebook LiveGP e il nostro gruppo Amici di LiveGP, dove potete leggere tutti quanti i nostri articoli, il nostro canale YouTube che è sempre LiveGP.it, che se attivate la campanellina vi veniamo noi a rompere le scatole, la nostra pagina Instagram @LiveGP.it, ovviamente il canale Twitch e Spreaker, Spotify, iTunes e Google Podcast. Allora, ho appena ricevuto peraltro la brutta notizia Matteo Pittaccio che mi ha appena rovinato un anime che ho appena cominciato, che si chiama Capeta, che è un anime tipo del 2008, in cui c'è un bambino. In realtà sono entrato in questo mood perché, tanto abbiamo un attimino prima di avere gli altri ospiti, la settimana scorsa abbiamo portato i bambini, il nipote della mia ragazza e i bambini di altri due amici, li abbiamo portati a Genova per la prima volta a Torricola, dove diciamo tutto il popolo romano ha messo per la prima volta le ruote a terra, quindi è stata una cosa carinissima. E adesso stavo vedendo un po' di anime così, tipo roba di bambini che iniziano a correre, questo qua è sulla Formula 1, il bambino che inizia a correre dai kart per arrivare fino alla Formula 1. È solo il Pittaccio mi ha appena detto che l'anime non è completo e io lo odio in questo momento. No, allora non ho detto che non è completo, ho detto solo che dura teoricamente due stagioni. Dopo la puntata 52, dove ti aspetti che esploda, in realtà finisce. Io ci sono rimasto malissimo. E questa è una brutta notizia per me, che sono la sesta puntata. Grazie Pittaccio, ti ho risparmiato una delusione, Alex. Ti ho risparmiato. No, perché tanto me lo vedrò uguale, ma con quella tristezza dentro, quell'ansia in cui, ok, so già che sta per finire qualcosa di bello. La brutta notizia. Perché esatto. Un conto è incontrare così senza sapere la brutta notizia, un conto è metabolizzarla nei prossimi episodi. Esattamente, ti odio. Allora ragazzi, intanto vi do un'altra chicca. Questo sabato a Triumph Gras ci sarà l'apertura stagionale, dove i ragazzi del nostro concessionario preferito della casa inglese andranno a offrire l'aperitivo a tutti coloro che saranno lì presenti per festeggiare, diciamo, l'apertura stagionale. Quindi tutti coloro che sono di Roma e che ci seguono, sarebbe decisamente il caso che si presentino. Io farò una capatina, Pittaccio purtroppo è un uomo di business, di affari, ha la sua IndyCar da commentare. Quindi... No, non è quello. Ho una gara di kart da 7 ore a Legnano. C'è? Ma una gara di kart da 7 ore a Legnano. Ma è bellissimo, perché non sono invitato? Perché l'ha organizzato un amico mio e eravamo già in 3, non so se siamo forse addirittura in 4, quindi... Ti odio con tutto me stesso di nuovo, se la prossima volta non mi consigli ti no, giuro che ti No, noi non dobbiamo farla a Legnano, noi dobbiamo farla da un'altra parte e tu sai dove. ma non è... Vediamo se hai capito dove. Aleman. Vabbè, tu esageri sempre, io pensavo qualcosa tipo Sagittario, però va bene. Ma io volevo fare le manne, insomma, cioè una cosetta sì, carina. Sì, no, va bene, però dobbiamo allenarci prima di fare le manne. Allora, assolutamente sì, infatti penso che settimana prossima porterò agli amici del Sagittario, anche loro sono ovviamente cari amici, gli andrò a portare la mia ovale, così che potremo cominciare a girare, Pitti comincerà a fare i suoi primi passi su una moto, comunque semi da corsa, comincerò a mettere il ginocchietto per terra, insomma, mi svezzerò il mio Pittaccio con calma e con... L'ho già provata con scarsi risultati, non dico non ti preoccupare, miglioreremo di molto la situazione con zio Alex, vai sereno. È troppo piccola. Allora, È troppo piccola e io sono troppo grosso, aiuto. Sono più alto e estremamente più grasso di te. Vabbè, ma tu sei anche più abile, sei più skillato.
Si chiama cadere e rialzarsi, funziona così, l'abilità è proprio quella, cioè, cadi e ricominci, cadi, ricominci, cadi, ricominci finché non cadi più o finché cadi però più veloce. Ma penso che potremmo chiedere cose del genere al nostro primo ospite che si trova nel backdrop, perché lui insomma di addestrare i vari piloti ne sa qualcosina, quindi Julian, se vuoi mandare insomma la nostra sigla per il nostro primo ospite. E lui secondo me qualche chilometro in pista l'ha già fatto. Manuel Poggiali, ciao Manu! Ciao, ciao, Manu. Ciao, buonasera a tutti. Manuel. Come stai? Tutto bene? Tutto bene, tutto benissimo, grazie. Non poteva essere diversamente. Ti sei ripreso un pochino dalla prima gara, insomma, perché mo è cominciata la MotoGP, siamo rimasti tutti quanti un pochino, come dire, basiti da tutte e tre le categorie, dove abbiamo portato io a casa tre tricolori molto importanti, no? Esatto, sì, beh, per l'Italia direi che è stato un weekend positivo, da tanto tempo che non succedeva, quindi quando accadono questi eventi è sempre un piacere, è sempre bello, ed è bello soprattutto per la nostra scuola, no? di talenti, di italiana, che ecco, ogni tanto ha qualche merito. E senti, Manuel, te la saresti aspettata questi risultati? Perché, insomma, diciamocelo chiaramente, nella Moto2, onestamente, Celestino sì, andava forte, però c'è cascato un po' come un fulmine a ciel sereno, visto che comunque ha comandato tutta quanta la gara. E in Moto3, Migno ha fatto un garone pazzesco per poi riuscire a fare insomma tutti quanti i competitor. Quindi, diciamo, tu te l'aspettavi questo risultato nelle categorie cadette? Allora, da parte in Moto3 mi sarei aspettato sì, una gara molto difficile per tutti. Ovviamente quello che è successo poi nelle prove, che ha in parte, no, macchiato un po' quello che era stato il reale risultato, ha veramente tolto probabilmente a Denis Foggia la possibilità di vincere questo Gran Premio, perché insomma i valori in campo mostrati da Denis e dalla sua Honda sono stati superiori a tutti gli altri. E poi vabbè, quello che è successo ovviamente ha un po' macchiato tutto questo percorso. Migno ha fatto bene tutto, più o meno tutto il weekend, è sempre stato più o meno lì davanti. È vero, non il più veloce, però comunque sì, in gara è venuta fuori anche in parte la sua esperienza e diciamo che ha sfruttato al meglio quello che è successo a Guevara e Foggia e Suzuki, e quindi ecco, di questo sicuramente gli va dato atto, il fatto che abbia comunque sfruttato bene la circostanza, ha portato a casa il massimo possibile, quindi sicuramente do a 2022 Moto3, ecco, rappresenta per Migno un inizio, ma un inizio molto importante di questa stagione. Per Vietti... Aspetta, rimaniamo un secondino qua sulla Moto3, perché l'altro giorno ragionavamo un po' a voce alta, io con Matteo e Giacomo, sul fatto che la penalità data a Denis Foggia, comprensibile, però la base del fatto che comunque, soprattutto in una Moto3 con una griglia particolarmente gonfia di piloti, ingressi dalla pit lane in curva 1 come quelli del Qatar, in cui tu al termine della pit lane devi per pura forza di cose comunque inserirti all'interno della curva, non la puoi tagliare. Non c'è forse anche adesso un piccolo problema strutturale, forse sui circuiti, perché passare sul cordolo è un discorso, però non sarebbe il caso di fare, faccio un esempio come Le Mans, che ha una pit lane allungata verso curva 2 e in cui si entra all'esterno, non sarebbe il caso di avere nei circuiti in cui si entra in curva 1 in traiettoria un qualche tipo di via di fuga diversa per coloro che rientrano dai box? Ma tutto secondo me è valutabile. È chiaro che la distanza dall'uscita della pit lane alla prima curva in questo caso è abbastanza importante, non è proprio attaccata, Adesso magari dalla telecamera l'immagine schiaccia un po', ma ecco, la distanza c'è.
Diciamo che se non ho capito male la situazione, però è stata una serie di manovre, soprattutto una serie di manovre sicuramente che è meglio non fare, soprattutto in un turno di prove dove secondo me veramente conta veramente poco, e credo che quello che ha fatto la direzione gara in questo caso gli steward è stato semplicemente un segnale per non avere di nuovo situazioni del genere in futuro. Ecco, questi ragazzi in Moto3 vanno educati, è molto difficile, lo vediamo ogni gara, praticamente ne succede una ed è sempre molto molto complicato. La categoria è super livellata, i valori, è difficile riuscire a venire fuori da dei valori, eccellere da quei valori che ci sono, e quindi queste manovre, quando sei giovane, quando non hai ancora l'esperienza, la lucidità anche giusta in certi frangenti, purtroppo ti porta ad estremizzare più del dovuto varie situazioni, e quindi è sempre un po' un gatto che si morde la coda. È difficile poter istruire questi ragazzi, ma niente, quindi tutto è veramente sul filo del rasoio. Però senti Manu, allora tu sei stato, come giustamente ci ricorda Marco, che io sono tanto insieme a Anton Luigi Ambrosio, ciao ragazzi, sei stato bicampione della 125 e della 250. Allora, l'anno scorso Pedro Acosta ci ha dimostrato di fatto che eccellere è comunque fattibile, però sempre parlando, poi ne abbiamo parlato anche con Roberto Rolfo, insomma abbiamo interpellato vari piloti, stavamo riflettendo sull'utilità della Moto3 allo stato attuale, ossia visto che è diventato talmente tanto importante per tutti quanti i piloti, la scia, ci sono problemi comunque di potenza di motore, non sarebbe il caso di rivedere magari proprio il contenuto della Moto3 stessa? Tu che sei stato campione sia della 125 che della 250, ci sono veramente così tante analogie fra Moto3 e 125, Moto2 e 250, oppure si è perso qualcosa e forse sarebbe il caso di rivalutarla anche magari con motori o con moto in generale un po' più grandi? Ma diciamo che secondo me il fatto di limitare lo sviluppo è vero che da una parte limita tanto i costi, però dall'altra parte livella tantissimo la categoria, e quindi è più facile che vengano fuori situazioni di questo tipo. Non è l'unica e sola spiegazione, ci sarebbero mille cose sulle quali ragionare. Se devo essere favorevole, anzi se devo esprimere il fatto di essere favorevole a un cambiamento, visto come stanno andando le cose ormai da tempo, assolutamente sì. Poi quale sia la strada migliore, percorribile, su questo le idee secondo me sono, solo la fantasia ci limita un po'. Quello bisognerebbe infatti capirlo, da cilindrate o cose del genere, insomma è un pochino da vedere. Prima cosa, ovviamente passo la palla a Matteo Pittaccio, che presuppongo che voglia chiedere qualcosa su Enea, immagino. Sì, vorrei chiedere qualcosa su Enea, ciao Manu, è bellissimo risentirti. Devo dire però prima una cosa su Filip, innanzitutto come sta, perché stava facendo un garone, ragazzi, Filip Sala c'ha il debutto in Moto2, un weekend strepitoso, poi purtroppo caduta in curva 5, come sta Filip? Filip sta bene, era molto dispiaciuto soprattutto per l'errore, ma fondamentalmente niente, gli abbiamo detto che fa parte del gioco. In quella situazione probabilmente l'euforia di essere lì alla gara di esordio in Moto2 gli ha fatto perdere un minimo di lucidità. Nella curva precedente ha fatto un piccolo errore, è andato lungo, si è distaccato leggermente e ha voluto recuperare tutto in un'unica curva, facendo qualche altro piccolo errore tecnico. Ovviamente questo lo ha portato a cadere. Diciamo che in particolare era più la delusione di aver buttato, ecco, una possibilità, un'opportunità, però
quello che fondamentalmente con lui poi si è parlato è che bisogna essere contenti della prestazione che ha fatto, perché ha fatto molto bene già dalle qualifiche, dalle prove, e ha dimostrato di poterci stare, poi dipenderà tanto, tanto da lui, da noi, dal lavoro che si andrà a fare, però credo che le possibilità le abbia, deve maturare dal punto di vista della lucidità in tante situazioni. La gara non si vince in un'unica curva, cioè sono 20 giri, 15-16 curve mediamente in ogni circuito, e se si fa un errore in uno è possibile recuperare quel decimo o due in altri giri, non per forza neanche in uno o in una curva. E niente, dobbiamo andare avanti con questo pensiero, cercare di migliorare questo punto che per lui è sempre stato un tallone d'Achille. Ha sempre fatto tanti errori in passato, cercando appunto di recuperare troppo velocemente quello che aveva sbagliato nel momento precedente. Dobbiamo cercare di migliorare trovando un nostro standard con del margine di un decimino. È meglio andare un decimo più piano ogni giro che fare un errore da mezzo secondo che poi ci fa perdere quella lucidità per tutto il resto della gara. Insomma, la gestione di una gara sta anche in questi punti fondamentali. Perfetto, anche perché essendo un rookie, prima gara, diciamo che il percorso comunque è iniziato, secondo me, in discesa dal punto di vista prestazionale. Io non mi aspettavo, dopo gli anni di Moto3, un Filip Salac così competitivo in Moto2. Poi, per quanto riguarda Enea, vabbè, la gara, anche guardando la lista dei tempi, è impressionante. Quei riferimenti sono un'opera d'arte. Noi abbiamo commentato su DAZN l'Enea Bastianini, campione del mondo. Esatto. Tu, come l'hai trovato? Qual è, secondo te, in MotoGP, nel box Gresini, l'elemento che ti ha fatto capire un po' di più la qualità migliore di Enea Bastianini? E su quale elemento invece pensi che si debba ancora lavorare? Ecco. Come l'hai trovato rispetto all'Enea Bastianini che hai commentato in Moto2? Ma ovviamente, avendo modo di vivere all'interno del box un po' tutte le situazioni, i parametri cambiano. Di sicuro ho visto e sto vedendo, sto apprezzando davvero tanto un Enea lucido, tranquillo, consapevole dei suoi mezzi e con una gestione gara pazzesca, cioè quello che è riuscito a fare qua in Qatar, secondo me va anche un po' oltre della vittoria. Considerate il fatto che è partito con una soluzione, vabbè, diversa da altri piloti lì davanti, e non si è fatto prendere dalla gara, dall'euforia della gara, quando comunque è partito bene, ha perso qualche posizione, comunque è rimasto tranquillo lì, al momento giusto ha saputo attaccare, al momento giusto ha visto in qualche giro che Binder stava perdendo terreno da Paul Espargaró, e noi, non molto sportivamente dai box, speravamo in questo calo importante della gomma soft di Paul, che però è arrivato molto tardi, quindi questo ci ha fatto un po' strano, però ad ogni modo Enea ha letto molto bene questa situazione, ha subito immediatamente sorpassato Binder, è andato a prendere Paul in tre giri, un secondo e mezzo in tre giri, e ha visto appunto che era in difficoltà, l'ha passato ed è arrivato al traguardo con secondo me una lettura di gara spettacolare. Oggi quello che posso dire è che comunque è stato in parte anche il suo punto negativo, ecco, l'anno scorso, è quello un po' ancora nelle prove di non,
di non riuscire a fare ciò che gli viene sempre in ogni situazione. Mi spiego meglio, in FP2 abbiamo sicuramente sfiorato la Q2 diretta, sapevamo che l'FP2 era il turno migliore, vuoi per la sera, vuoi per le temperature, vuoi per un po' di situazioni, e lì non siamo riusciti comunque a farlo direttamente. Questo è stato un qualcosa che non ci ha fatto perdere di vista l'obiettivo, ne era sicuro di poter entrare in questa Q2 diretta venerdì sera dopo l'FP ha detto non ci sono riuscito ma domani ci riesco sicuro, e così ha fatto in FP3, dove in pochi hanno migliorato, qualcuno sì, ed è andato diretto in Q2. Poi dopo tutto è stato un po' un escalation, e devo dire che anche Fabio, anche Digi ha fatto un buon weekend, secondo me in linea con quelli che sono un po' i nostri obiettivi. Sicuramente dobbiamo maturare, dobbiamo crescere tanto, questo qui lo sapevamo già prima, non bisogna avere fretta, la categoria è veramente veramente molto molto complicata, super livellata, ed è veramente difficile riuscire a fare meglio degli altri, no? A far quel passettino che poi magari due decimi ti vogliono dire anche tre file, e cambia veramente tanto. E niente, abbiamo chiuso comunque a due decimi dai punti, abbiamo chiuso a due decimi dal miglior rookies, che rimane l'obiettivo per Fabio di quest'anno, e niente, dalla prossima gara sicuramente dovremo continuare in questo percorso, migliorandoci con la lucidità che serve in questi momenti. Fabio non era molto contento ovviamente, ma perché chiaro, si aspetta qualcosa in più da lui, è molto autoesigente e in parte lo comprendo, però ecco, tornando un po' anche un esempio a un particolare con Enea, ma è la stessa cosa anche per Fabio, il pilota che è stato in Moto2 o quello che è stato lo scorso anno lo ha portato a raggiungere certi obiettivi. Se vuoi qualcosa di più, devi per forza cambiare qualcosa, devi per forza migliorare in qualcosa, e andare a lavorare sui dettagli porta inevitabilmente a un miglioramento, quello poi porta a dei risultati conseguenti. Perfetto, direi chiarissimo, grazie Manu. Tra l'altro con Digia è un percorso che nasce da tanto, tanto tempo, quindi passare dalla Moto3 prima vittoria a Brno 2018, esatto, non è errato, e poi arrivarci in MotoGP credo che sia molto bello, anche emotivamente. La bellezza di avere un compatriota veloce dai tempi di Max Biaggi, peraltro, perché da Roma, esatto, il Digia, cuore nostro, dai, cuore nostro. Esatto. No, comunque direi che per la Gresini questo weekend è sicuramente stato molto positivo, in qualche occasione, non è ne ovviamente, diciamo che è mancato il risultato, però c'è stata la prestazione, quindi questo ci dà morale, ci fa ben sperare per il proseguo. Ultima nota, ovviamente torno un po' un passo indietro in Moto2, perché è giusto dare un po' di spazio anche ad Alessandro Zaccone, che è stato buttato nella mischia. E Ale, anche per Ale vale più o meno lo stesso discorso, proprio in diretta, peraltro in diretta televisiva ha detto è il posto giusto per imparare a portare una Moto2. Esatto. Ma diciamo che sa di doversi giocare questa situazione, si mette molta pressione addosso, e questo ne abbiamo anche parlato, deve essere un qualcosa che deve migliorare, deve darsi il giusto tempo, deve capire esattamente ciò che gli serve per poterlo trasmettere anche ai tecnici. Ovviamente c'è l'aiuto dalla pista, che non è
non è da poco, però deve essere più lucido nel capire ciò che gli serve se vogliamo fare i veri passi importanti in avanti. Poi dal di lì rinizieremo a ragionare su altri particolari. E fisicamente ha recuperato dall'incidente di Misano? O sta ancora un po'... No, fisicamente sta bene, anche se a mio avviso qualche postumo c'è. Ecco, diciamo che poi entriamo in particolari tecnici che adesso certo. non possiamo svelare, però sì, qualche postumo secondo me ancora c'è, non siamo ancora al 100% a mio avviso. Dai, comunque c'è tempo. C'è tempo, è una stagione lunga, quindi c'è tempo per recuperare. Me la fai fare questa domanda a Giacomino? Ah, scusa, guarda che io ti silenzio, vai Giacomino. No, ma continuate pure. Fai come se fosse a casa vostra, cioè. Sì, ah, Giacomo, ci sei anche te. Ciao. Fino a 30 secondi fa era diventato, vabbè, ragazzi, Giacomo, prendete una camera, dai. Giacomo era distratto, c'era qualcos'altro, stava vedendo qualcosa nel tablet che forse ha una cosa rotonda. Che è da un quarto d'ora che ha il dito alzato, io lo vedevo il dito alzato, però. Vai, Giacomino, vai. Mi avete bruciato tutte le domande, ma inventiamoci qualcos'altro. Altro. Allora, prospettive per il futuro, cioè per l'immediato futuro, per le prossime gare Mandalika e poi le gare verso l'America, futuro comunque, prospettive per il futuro, per il proseguo di questa stagione, ecco, sia in MotoGP che in Moto2. Sì, io, a me piace ragionare in maniera molto semplice, cioè una gara alla volta, cercando di capire ad ogni sessione ciò che ci serve per migliorarci, lavorare con molta serenità senza crearsi delle aspettative o dello stress inutile che non porta mai a niente di positivo, di buono, e affrontare qualunque sessione come abbiamo fatto con quasi tutti i piloti in questo weekend, con gli altri su questa linea qui, cioè senza stress, senza crearsi aspettative, cercando di godersi il momento, di divertirsi e capire ciò che ci può portare a migliorarci. Allora, okay. Manuel, una domanda volante prima di lasciarti, perché c'è Marco Savi che fa una domanda molto intelligente sul fatto che comunque Enea, grazie Marco, comunque è bello il GS, quello è il GSXS o il GSR? Non riesco a vedere se è il 750, non so quale dei due. No, è l'S. È l'S, vero? Allora, dice una cosa molto interessante, che poi è uno dei punti fondamentali, anche se, vista la gara di domenica, direi che meno male che Enea c'ha la 2021. Sì. la domanda è perché non riesco a capire se la 2022 porta sfiga oppure c'è qualche altro problema, però in generale diciamo che le 22 non sono proprio l'annata migliore della Ducati, quindi la domanda giusta è la 21, se dovesse, cioè quali sono anche un pochino gli accordi con Ducati, nel senso, se considerando che Enea attualmente è il pilota Ducati con più punti, con vario ampio margine su tutto il resto dei colleghi di Borgo Panigale, no? Com'è la situazione con Ducati? Qual è il discorso? Si terrà la 21? Si prevedono aggiornamenti? Sì, c'è un cambio piano in corso? Com'è? Ma intanto devo dire che Ducati sta dimostrando di saperle fare bene queste moto, e credo che anche la moto 2022 sia un progetto comunque partito bene. Che era anche in pole qui a Doha, e poi le circostanze, insomma, ed alcune situazioni li hanno portati a non concretizzare al meglio le performance. Devo dire che secondo me, a parte Martin, che è stato molto bravo nel giro secco, ma avevo già notato comunque che sul passo gara sarebbe stato un filino più in difficoltà, secondo me quello più performante dei piloti con la 2022 sarebbe stato Miller.
e purtroppo ha avuto un inconveniente tecnico, quindi diciamo che per gli ufficiali è stato veramente un weekend particolare, diciamo non riuscito al meglio. Diciamo particolare perché in diretta non si può dire altro. E... non è riuscito al meglio. Io sono convinto che loro continueranno il lavoro di sviluppo, che sicuramente arriveranno a trovare le soluzioni migliori, come sono altrettanto convinto, perché non l'ho mai nascosto, che Ducati ci continui a dare supporto ampio anche a noi, anche ai piloti, chiamiamoli non ufficiali, ma comunque che vestono Ducati, in sostanza vestono Borgo Panigale. Senti, ho un sogno e quel sogno è Gresini campione del mondo con la Ducati, team italiano, moto italiana, team privato. Io voglio vedere un team privato là sopra, io è quello che voglio vedere. Va bene. Per noi Alex è stato veramente, ma in parte devo essere molto onesto, in parte inaspettato, c'è un sogno potersi presentare a Doha, consapevoli di essere competitivi, perché comunque anche nei test sono venuti fuori certi valori, però ecco, pensare alla prima gara di vincere, penso che fosse veramente un sogno, forse neanche sognato, però ecco, un qualcosa che poi alla fine si è concretizzato, ce lo prendiamo tutto, ce lo godiamo, penso e spero, anzi sono convinto che ci sia arrivata anche una mano dal cielo per tutto questo, ed è un sogno partito da lunga data, no? Ecco, per noi che comunque stiamo portando avanti questo progetto, è stato davvero un concentrato di emozioni pazzesche, con Nadia lì, con parte della famiglia, insomma, lì, ecco, riuscire a vincere prima gara da independent dopo una vita, insomma... Senti, mi piace qualcosa pensare, di veramente inarrivabile. Mi piace pensare che fosse un sogno, ci siamo svegliati e la realtà è pure meglio del sogno. Quello mi esatto. Piace. Quindi... Comunque, prima vittoria in questo caso in un paese in cui non c'è l'alcol. Quindi non... Infatti che sfiga, come avete festeggiato? Cioè, qualcosa... Tripletta italiana dove non c'è l'alcol. Io mi portavo una cassa di Peroni pur di stappare qualcosa. Io dico veramente, questa cosa della mancanza dell'ultimante sul pod... Tra l'altro, va bene, ragazzi, abbiamo l'ospite dopo, quindi dobbiamo salutare Manuel. Grazie Manuel, grazie per essere stato con noi, sei un tesoro, e quindi magari ci rivediamo dopo la prossima gara, così discutiamo nuovamente com'è andata la situazione. Per volentierissimo, va bene? Volentierissimo. Ciao Alex, ciao Matteo, ciao Giacomo, un abbraccio. Ciao Manu, grazie. Ciao. Vai Julian, possiamo andare direttamente, sigla, e mi piacerebbe aggiornare in tempo la grafica, non faremo in tempo perché c'è un ospite speciale insieme al nostro ospite classico, insomma, quindi attenzione, vai Julian. Attenzione. Mirko Colombia, Yuri Boy! Ciao Mirko! Ciao! Sì. Allora... Facciamo parlare uno di moto che ne capisce, passaci un po' Yuri, dai, ciao Yuri! Infatti è molto felice anche lui di stare qui e vi saluta, come vedete, e chiede scusa che io abbia saltato l'appuntamento di martedì scorso, ma tra un ero e l'altro... Sapevamo che eri in viaggio e sarebbe stato difficile, guarda che noi ci abbiamo provato. Anche Yuri ha le ali, come la Ducati. Alle ali, guardate, è dinamico. Sì, però allora, quelle sono illegali perché sono mobili e non si possono avere. Non si può avere, è vero, dinamica. Le ali devono essere fisse, le sue si muovono. Senti Mirko, come hai sentito? Parlavamo, vabbè, ragazzi, Mirko Colombi, insomma, lo conoscete tutti quanti, la moto sprint. Noi parlavamo adesso proprio Corriere dello Sport, anche. Vabbè, Mirko, insomma, è praticamente ormai. E parlavamo con Manuel Poggiali di Ducati, facendo una battuta sulla Ducati 2022, però adesso bisogna tornare un pochino seri e parlare proprio di una tra le caporetto
peggiori mai viste in casa Ducati. Cioè, per un Enea Bastianini che non si è meritato la moto 2022 secondo gli standard di Borgo Panigale, abbiamo 4 2022 che non sono arrivate. Cioè, penso che la somma punti con 8 Ducati è veramente misera quest'anno per Borgo Panigale in Qatar, no? Decisamente. Purtroppo sì, se dicessi il contrario non sarei sincero, quindi come giustamente stavate facendo notare voi prima, se parliamo di Team Factory più i due satelliti diretti che sono Pramac, quindi Martin, Karen Paul e Zarco più dietro, il bottino è disastroso, se dobbiamo essere sinceri. Il campionato non è finito qua, però è iniziato male. Ma in realtà, siccome ero là, vi devo dire che già tra giovedì e venerdì c'era tensione su Ducati ufficiale, perché questa storia dell'abbassatore, che poi non è soltanto una storia legata a quel particolare tecnico, ma a una querelle contro Ducati e contro le case italiane che dura da anni, perché si sa che noi a livello tecnologico sappiamo sempre innovare, l'italiano è un genio e quindi viene visto un po' così. Quindi già da mercoledì, giovedì, un po' venerdì mattina c'era questa tensione, Ducati era nel mirino, e che è sfociata poi in un weekend dal punto di vista dei risultati brutto, se parliamo degli ufficiali. Però c'è anche da dire che hanno messo sul primo gradino del podio una GP 2021, quindi come guardiamo la cosa, se la guardiamo dal punto di vista del marchio, bene, perché ha vinto la Ducati. Se guardiamo dal punto di vista di chi pretende che le moto 2022 stiano davanti, non è andata bene. Ma anche perché c'è stata una cosa che io non avevo mai visto fare a Pecco, ossia proprio una lamentela aperta sul fatto che lui sta facendo un po' troppo il ruolo di tester nell'FP. Cioè Pecco, che se tu lo guardi diresti che lui non sarebbe in grado di rendere uno schiaffo a qualcuno che gli ha dato un sinistro in faccia, se ne è uscito con un cioè, capito, Giacomino? Nel senso, proprio una roba che uno non si attenderebbe proprio. Cioè, da Pecco non te l'aspetti, no? No, e invece più che altro, scusami Alex, è anche quasi, non mi è piaciuta sinceramente la dichiarazione di Bagnaia, anche perché sembra quasi, magari mi smentirete e dite che non è vero, però sembra quasi svilire il lavoro di un professionista come Michele Pirro, perché è lui che testa, che collauda la moto. Però è anche vero che Ducati Corse ha anche chiesto ufficialmente scusa per la situazione che c'era nel box ufficiale. Mirko, tu... Non si è mai vista una roba del genere, ragazzi. Come l'hai vissuta sta roba? L'ho vissuta così. A parte Aprilia, che ha potuto godere dei giorni in più di shakedown, giusto? Sì. Quindi, insieme ai collaudatori, tutte le altre case hanno fatto la stessa cosa. E siccome in MotoGP il numero di test è contingentato e fisso, allora lì bisogna vedere se effettivamente hanno portato tanto di quel materiale nuovo da essere così tanto da non averlo provato tutto, d'accordo? Qualora fosse, le hanno fatto nel weekend di gara in cui ormai dalla FP1 non dico che si giochi la domenica, ma iniziano già a costruire il risultato domenicale, vuol dire che erano in ritardo. Ora, che Bagnaia abbia ragione o no non lo so, però se Ducati ha chiesto scusa, evidentemente sì. E se andiamo a ritroso nelle stagioni, non è la prima volta in cui una GP, che sia 2017, che sia 2021, esploda da... Adesso non so quantificare, bisogna prendere il numero degli appuntamenti in calendario. Non so se esploda dalla metà in avanti o poi, ma più o meno sì. Dalla metà in avanti in poi le evoluzioni portate da Borgo Panigale escono, vengono a gara, esatto, sì. Bravi, esatto. Evidentemente è un modus operandi, ecco, se il modus operandi è così, ma come lo vinci il mondiale così, però, perché cioè non puoi, capito, poi non è che dici vabbè sono partito, ho fatto, che non ci sia un Quartararo
Però no, non è così che puoi vincere un mondiale, perché dopo un Quartararo c'è un Marc Márquez che si riprende, che è potenzialmente competitivo. Però, allora, cioè, aspettate, perché il concetto qual è? Nessuno dice che la GP22 doveva vincere e stravincere, questo non lo dice nessuno, ma è impossibile ottenere, è grave 4-0, perché tu dovevi arrivare, non ti dico niente, cominciamo con la top 5. Allora, mettici l'errore di Bagnaia, mettici l'errore di Bagnaia. Esatto. Però Pecco ha detto, guardate, io mi scuso perché ho sbagliato agli effetti, ma io non stavo facendo niente di storico. E effettivamente, guardando quel replay, Pecco l'ha persa, che era ancora molto dritta la moto. Quella non è una chiusura d'anteriore, perché mi manca l'ultimo centesimo di feeling. Però era già bello lungo. Era già in piega. No, ragazzi, non era così lungo. La staccata che ha fatto Pecco da dietro non era così lunga. Era lungo, ma avrebbe potuto allargare un po'. Ma non era una cosa tipo alla Pole Spargarò, non la faccio mai quella staccata, capito? Secondo me invece finiva un po' simile a come è andato Paul per difendersi da Bastini. Esatto. Però... dite tutte cose giuste, però in sostanza l'errore, che sia grave o no, è frutto di un weekend storto. Sì, cioè, sì, esatto. Perché lui era teso. Lui è stato tranquillo solo il giorno in cui eravamo nel campo di calcio, quindi allo stadio in cui disputeranno la finale dei Mondiali 2022, e vi assicuro che è un capolavoro di tecnologia esagerato quel posto. Altro che San Siro. Altro che non ha storia. Era tranquillo solo lì, perché poi da venerdì mattina ha iniziato a cambiare espressione, l'ho proprio visto negli occhi. E anche Miller, che aveva una bella posizione di qualifica, quarto, giusto? Sì. Non poi così distante dalla pole. Il fatto che si sia ritirato vuol dire che probabilmente hanno strinato qualcosa nella moto, no? Si è avuto un problema tecnico. Ora, elettronico. E comunque... elettronico. Ora vi dico una cosa, poi vi lascio la palla. Quando ero a Portimao per i test della Moto 2, a sensazione ho detto, caspita, il nuovo motore Triumph va più forte. Ma come fai a saperlo? Mi chiamano in sala stampa venerdì quelli della Triumph e mi spiegano un po' di cose. Ho messo anche un pezzo su Motosprint. Sì, ha 10 cavalli in più, che nella Moto 2 sono tantissimi. Un botto. Poi vuoi che hanno ravvicinato i rapporti del cambio. Insomma, la Moto 2 va più forte. Io me ne sono accorto. Me ne sono accorto a sensazione, anche perché guidando le moto, sai. Poi sono andato a vedere la MotoGP lì in Qatar, nel rettilineo di partenza e d'arrivo. Finalmente è tutto aperto, poi siamo tornati al nostro lavoro, e questa è una buona notizia per tutti. E ho guardato le Desmo 16 Pramac. Credetemi sulla parola, quando mettono quinta e sesta non ce n'è per nessuno. Non c'è modo di stare dietro la quinta e la sesta del propulsore Ducati 2022, che pare gli ufficiali abbiano scartato. Ecco, evidentemente, poi vi lascio la palla, c'è una confusione tecnica, che chi è stato caricato durante l'inverno di papabile vittoria del titolo non può non soffrire. Cioè, tu arrivi là, come? Quando tutto deve essere pronto, il primo Gran Premio, vengono già fuori le magagne. Ai ai ai. Non bene. Allora, però, Tardossi ha spiegato. Non è che il motore non è il 2022. C'erano due spec del motore 2022. Pramac ha scelto la B. Noi abbiamo scelto la A. E quella di Keres. Ora, tutti qua in mezzo, insomma, Giacomino è ancora un po' giovane, però tutti abbiamo guidato delle moto e sappiamo tutti quanti che cos'è che cambia in una spec di un motore in cui alesaggio, corsa, frazionamento, angolazione dei cilindri possono cambiare determinate cose, ma quelle cose non sono tantissime, quindi sarà o qualcosa nel cambio o qualcosa nell'erogazione, che vuol dire apertura valvole, angolazione delle valvole, ma io non penso che ci siano due propulsori così diversi in Ducati, perché vorrebbe dire anche tanti ricambi, quindi qualcosa probabilmente potrebbe essere anche una dote di cavalleria diversa, attenzione.
Oddio, e che in Ducati scelgono, in Ducati ufficiale scelgono un motore meno potente di quello di Pramac, mi? Bisogna vedere quanto affidabile. Chi ha detto a noi che veramente sia andata a quel paese dell'elettronica di Miller? E questo anche è un punto a tuo favore. Questo è il comunicato ufficiale. Abbiamo visto comunicati ufficiali dire, passare sì, il termine, ronzate clamorose. Quindi la Ferrari ha perso un mondiale stando loro per una lampadina, quando in realtà saltavano i motori anni fa. Però io non sto attenzione, misuriamo le parole. Io non sto dicendo questo di Ducati, eh. No, non lo so, lo sapremo. Però di fatto loro sono in confusione tecnica. L'hanno detto loro. Ma come reputi questa scelta di Bagnaia, che è ricaduta anche su Miller, di puntare sul motore utilizzato nei test di Jerez piuttosto, sì, di utilizzare, piuttosto che utilizzare quello invece testato a Mandalika? È giusta domanda, la risposta è: si è accorto che qualcosa non andava bene. E quando tu parti nel weekend e ti accorgi che un punto importante come il propulsore, quindi non che ne so, una leva non va bene, o comunque ti lascia dei dubbi, già va in brodo di giuggiole, perché dici, cavolo, e adesso qui? Però a quel punto non lo usi con Pramac, o utilizzano il team come test per il motore? Sempre stato così, giusto? Cioè potrebbe essere sensata come logica? È sensata come logica, ma in ogni modo sempre Pramac che vuole fare bene a Martin, ma anche Zarco, attenzione, hanno meno responsabilità, no? di quello che è il risultato finale. Non che debbano arrivare 28esimi su 24, però se Pramac arriva sesto, un discorso, se arriva sesto Bagnaia è un altro, no? Lo sapete questo meglio di me. Mm-hmm. Perciò si possono permettere qualche esperimento in più. Ma quasi karmico il fatto che Pecco abbia battuto un candidato alla sella ufficiale 2022, che tra l'altro è stato anche autore più o meno velato di un ricatto a Ducati, cioè o mi date la moto adesso ufficiale o io mi offro la concorrenza, e lui è stato buttato giù dal suo eventuale futuro compagno di squadra, come per dire no, tu no, meglio che venga qua quell'altro sapete voi chi è. Pensa che addirittura pure Nea ha detto comunque, oh ragazzi, se l'anno prossimo vi date la Ducati ufficiale, bene, ma io rimango aperta anche altri costruttori. Peraltro, aspetta, perché qua ancora più importante, la gara questa nel Qatar era fondamentale per prendere punti sul campione del mondo in carica, ma Yamaha non si è vista. Yamaha è vista. È il peggior weekend qatariota della Yamaha di sempre, nella statistica del primo Gran Premio a domenica scorsa. La casa più vincente lì a Lusail ha fatto una roba devastante, in negativo, e lo avete visto, ma quello che mi preoccupa per loro non è tanto che siano andati male, quanto le facce dei piloti. Mamma e tutti mia, dicono guarda, la stessa loro cosa, pareva, no? Che gli avevano sparato su una gamba, veramente. Ma perché dicono non possiamo parlare? In che senso? Cioè, che cosa, se dite non possiamo parlare, state già parlando, no? Certo. E anche in modo abbastanza eloquente. No, più che altro vorrei un attimo capire, questa situazione nasce da un 2021 in cui Quartararo ha mascherato le difficoltà di Yamaha, no? È andata un po' più o meno così, perché la Yamaha è essenzialmente la stessa moto, da quello che hanno detto anche i tecnici di Wada. Non so, Mirko, tu le impressioni lì all'interno del paddock, non è cambiata nulla o qualcosa hanno provato a fare? La moto è esteticamente uguale, ed è la moto esteticamente più uguale rispetto alla versione precedente di tutta la griglia. Anche KTM, che è molto misurata nei suoi cambiamenti, qualcosa ha fatto, la Yamaha è identica, no? Ok. E uno pensa, vabbè, ma tanto all'interno è diversa, e mica troppo, pare. Anzi, allora cosa succede? Ma è successo questo, secondo me, che in realtà l'anno scorso era una buona moto, ma che a furia di lamentele è diventata una moda. Siccome adesso chi lamentarsi di più lì dentro è Quartararo, quindi campione del mondo, gli altri hanno detto, secondo me, ma se lo fa lui lo possiamo fare anche noi, lui ormai ha sfondato l'argine, e quindi Morbidelli,
e quindi Dovizioso. L'unico che non si lamenta è Darin Binder, che povera stella, era onesto e anche sorridente. Lui è l'unico dei quattro. Avrà pure pensato, ma per me va pure troppo forte stavolta, ma possiamo levare un paio di cavalli? Che non Ma gli altri, c'è un Dovizioso che dice, vorrei parlare ma non è il momento. In che senso non è il momento? Quando sarà il momento? L'anno prossimo si dire, dai, cioè Dovizioso... Ma Dovizioso sta lì per fare il tessero, cioè io non non ha senso, credo che Dovi sia lì per qualche obiettivo importante, cioè secondo me la non presenza... lo so, non lo so, io questo non lo posso giudicare, però vi chiedo, come mai la Yamaha M1 non è cambiata esteticamente in una vite? Ma vedo male io o la vedete uguale anche voi? No, chiedo. No, è quello che volevo sapere onda, anche io, perché dalla TV... differenza pure sulla Honda. Cioè, io il pit lane la moto uguale. Magari dallo schermo, dalla televisione, può sfuggire qualcosa. Se lo dice... Invece era nel paddock come te... Io poi non se so... Se dovesse esserci un cambiamento lo si noterebbe, no? Lo si noterebbe, ne avremmo parlato e scritto tutti, no? Vi dico, io ho guardato bene la... Faccio due esempi. L'Aprilia e la Honda, ma ragazzi, cavolo, cioè, ci credo che hanno fatto sti miglioramenti. Hanno rivoluzionato una moto. La MotoGP è la categoria in cui puoi farlo, non è la Superbike. Non so, ripeto, poi magari tutto cambierà perché io tengo sempre la mente aperta. Però io ero lì a guardare le M1 sono quattro, sono uguali esteticamente e sono identiche a quelle dell'anno scorso. Dico, ma era così superiore l'anno scorso da... Dici, vabbè, vado sul sicuro. Cioè, tu hai vinto il titolo con quattro a Roma, non è squadra che vince e non si tocca, anche perché in MotoGP non si ragiona così. Potrebbe esserci qualche problema finanziario, qualche problema economico, non so, di investimenti. Giacomino, tu che ne pensi? Io penso che in una categoria dove regna l'equilibrio totale, perché fondamentalmente abbiamo almeno 15 piloti che secondo me possono tranquillamente lottare per il titolo mondiale, perché secondo me hanno un livello davvero molto alto, e io quando dico 15 piloti non mi sono tenuto stretto, perché comunque secondo me quest'anno abbiamo il migliore livello da tempo, perché abbiamo con anche le case che sono molto più livellate rispetto al passato. Se solo pensare due anni fa, Aprilia e KTM erano assai addietro, adesso sono tutte attaccate. Abbiamo perso un po' magari la Yamaha di prestazione, ne ha perso un po' la Yamaha. Però all'Usail, scusa se ti interrompo. Sì, appunto, sì. Poi si vedrà, perdonami. All'Usail l'anno scorso Maverick Vignale si vinceva. Sì, no, ma anche gli altri indietro, avevano 9 successi in totale. Sì. Anche Quartararo ha vinto all'Usail l'anno scorso, nella seconda tappa delle due. Gara 2. Però capiamo bene che comunque la situazione è abbastanza grave, per dire, no? C'è Enrico Mori che dice, ragazzi, da ufficiale è sempre più difficile riuscire ad andare forte e c'è le parti giuste. Quest'anno il Pecco può essere la consacrazione oppure il nuovo Dovi. E sotto Marco ci dice, Yamaha è l'unica GP che insiste con 4 in linea da anni. No. Però non è vero perché... No, ma soprattutto qua ci permette di intavolare l'ultima parte del discorso, parlando proprio di Suzuki, che ha trovato quel qualcosina in più a livello di motore e comunque termina comodamente intorno alla top 5 in un circuito in cui sappiamo già che il motore la fa un po' più da padrona e che quindi forse è uno fra i migliori risultati a cui Suzuki poteva probabilmente aspirare all'Usail. Mirchetto, c'è stato un momento nel weekend in cui tutti erano stupefatti da 355.2 di Rins, se non mi sbaglio. E vabbè, ma al di là di quello, che poi potrebbe essere una buona uscita di curva o una staccata per la pila, una scia, effettivamente il motore della Suzuki è migliorato, ma non solo il motore. Però a parte quello, chi l'aveva data per vincente forse l'ha esagerato un po'. Un conto è fare bene un FP, un conto è dire ho il passo gara per stare davanti costantemente. Ecco perché secondo me, al di là della vittoria indiscutibile di Enea, chi ha perso sto Gran Premio, secondo voi? Chi l'ha perso? Vedendo il passo? Bugatti! No, aspetta un attimo. Come pilota? La vittoria di Enea.
No, Alex secondo me Rins. Questo Gran Premio l'ha perso Paul Espargaró. Ah, io penso avrei detto Marc Marquez invece. Io invece Alex no, Marquez con la gomma soft all'anteriore usata, secondo me... Ma la soft anteriore usata era da un giro, eh? Era soltanto con che era rodata. Mi preoccupa il fatto che le Honda all'Usail, come si dice adesso, siano costrette, nonostante alla fine abbiamo visto una buona prestazione, onestamente, perché sia Marc che Paul sono andati bene. Sono 3 anni che non vedevamo due Honda nella top 5, quindi vi direi che non è che ci si può lamentare, in casa Honda dovrebbero stappare 16 bottiglie di Dom Perignon, però il fatto che abbiano dovuto fare la gomma con soft, già sapendo che la posteriore non sarebbe arrivata sana a fine gara, e la stessa KTM che parte invece con media e ottiene un ottimo risultato, mi fa pensare che in Honda abbiano fatto qualche passo avanti, ma che ancora non siano a livello dove dovrebbero essere. Però perché... Honda non è mai stata fortissimissima, lo sai, eh? Cioè, negli ultimi anni Marquez ha vinto nel 2014, però poi... Sì, però non giochi con la hard. Quello che è grave non è Pol Espargaró che parte con la doppia soft, è Marc Marquez che è costretto a partire con la soft al posteriore, che è una roba che lui di norma non fa mai. Lui cambiava le gomme davanti, ma le gomme dietro per lui erano hard. Qualche volta metteva la media perché voleva provare qualcosa di diverso, però poi realisticamente la gara con la doppia soft... Era scritto nessuno ha usato quell'altra soluzione. I primi 13 o 14 sono partiti almeno con la media al posteriore. Non avevano abbastanza feeling con la media. Cioè, loro hanno detto che il feeling con la media non fosse eccezionale. Mirko, correggimi se sbaglio. Io sentendo un po' le interviste post sessioni, puntavano molto sulla parte iniziale di gara con la morbida e poi dopo dovevano gestire in un certo senso. Dici bene, ma comunque quel posto lì, perdonatemi il termine, per capirci, è bastardo dal punto di vista delle condizioni climatiche. Tra il giorno e appena cala la luce è un altro mondo, non è come per dire, che ne so, vai a Misano. Se ti interrompo. L'abbiamo tranquillamente visto anche con le cadute che sono continuamente aumentate dalla MotoGP in FP1, vedendo anche solo la comparativa con la FP2, le cadute sono state molte di più, considerato anche l'asfalto più freddo, appunto, e tutte le variabili che dicevi tu. Sì, poi tra l'altro io sono stato lì una settimana e non c'era un giorno in cui non ci fosse la tempesta di sabbia nel deserto. Sembrava di stare in una scatola marrone. Comunque, ripeto, secondo me Paul Espargaró era quello che aveva il passo gara migliore, o non ci ha creduto e ha commesso degli errori, perché la psicologia ti fa fare degli errori. C'è da dire che il motore Honda non è quello Ducati, nemmeno di quello di Bastianini, per me. Ma in Honda adesso hanno sto problema, perché se Paul va così forte e non cade, perché adesso forse è l'unico pilota che non ha rimediato neanche una scivolata, cosa fai? Lo allontani? No, secondo me è perfetto come... Ma io continuo ad avere io continuo ad avere i miei dubbi, nel senso... Adesso... Poniamo che vinca Mandalika. Infatti, allora, una rondine non fa primavera. Quindi una buona prestazione. È vero che Paul era andato bene pure il KTM, nel senso che l'ultimo prima di andarsene al KTM, a parte un paio di sdraiate, era più o meno lì comunque nella zona podio, quindi io immagino che comunque non è che sia proprio da buttare. È poco costante, è vero che è finito su una moto che fino all'anno scorso era una roba inguidabile, lo dicevano tutti quanti, quindi pure il suo apprendistato non sarà stato sicuramente facile. È vero che ha finito l'anno scorso in crescendo, e quest'anno è partita bomba, e adesso la controprova arriva, ecco, in circuiti più complicati, ma è la stessa controprova a cui peraltro attendiamo Brad Binder, perché... Ma io mi affido sempre, al di là degli ordini d'arrivo e tempi su giro che sono fondamentali, mi affido anche agli occhi, allo sguardo dei piloti, no? È della mia fortuna essere lì e vederli bene, quindi guardarli anche quando non sono inquadrati dalle telecamere. Paul è contento della moto. Ma dite che poco. Ci sia un pilota che non sia Marc Marquez contento di un RCV è già qualcosa di strano. Era la Pedrosa. La Pedrosa, esatto. Che un altro pilota è... Sì, però se Binder era stupefatto, ecco, se Binder era stupefatto, perché effettivamente questo podio meritatissimo della KTM è uscito come un coniglio dal cilindro, ok? E questo conferma.
Invece, Paul era, come si dice, consistent, come si dice in inglese, no? Era consistente, è sempre lì. E lo vedi che... È fatto dell'evoluzione stessa della moto, quindi per lui non era una sorpresa, cioè è una sorpresa personale perché non è abituato a essere là davanti, perché ha fatto un'annata brutta e quindi adesso per lui... essere là davanti non è scontato per se stesso, però dice vabbè, la moto c'è, mo ci devo mettere. Alex, Giacomo, così poi chiudiamo. E questo conferma come Brad Binder sia un pilota dai più sottovalutato, perché è un pilota che ha sempre, anche da quando è in MotoGP con KTM, ha sempre fatto il suo lavoro, addirittura ha portato a casa appunto vittorie, podi, ed è stato, molte volte si è parlato più del compagno di squadra Paul Espargaró prima e Oliveira poi, rispetto che di Brad Binder. Però Brad, c'è Binder, il problema, che ha vinto un titolo in Moto 3 e ha vinto sfiorato in Moto 2 e ha vinto Gran Premio in Moto GP. Là il tuo problema è KTM, perché KTM per il momento sembra chiaro che non dia modo ai piloti di esprimersi in modo costante, quindi non riesci mai a capire se è un lampo, un fulmine a ciel sereno, oppure se la prestazione del pilota c'è ma la moto non c'è. Adesso... basta che vedi Oliveira, che è stato annichilito. Oliveira annichilito questo weekend. Ma Matteo, esatto. più che altro attenzione, perché vista la fucina di talenti che ha KTM a questo punto, a parte Binder che ha il contratto fino al 2024, non io direi di stare attenti a tutti i piloti lì, che sono lì esclusi, forse Raul Fernandez, che anche secondo me lui vorrà andare via, non lo so. Ma ecco, non so se ho tempo, Alex. Ragazzi, dai, l'ultima al volo. L'ultima. Mirko, Raul Fernandez, clima KTM, perché lui voleva rimanere un altro anno in Moto2 per vincere il titolo. E avrebbe fatto bene. Come l'hai visto, Raul? Siccome male. Tra l'altro ha fatto una gara abbastanza opaca. Male. E mi affido sempre alle sensazioni guardando i piloti nel loro tempo libero. Male, è lì, ma adesso dà la sensazione che non voglia essere lì. Però, ripeto, magari il prossimo weekend va forte, ma voi l'avete visto bene? Io fino alle prove, poi dalle qualifiche è sparito. Cioè, è rimasto fino alle prove libere, fino alle FP3, davanti al compagno, miglior rookie. Poi è arrivato Bezzecchi, è arrivato Garner, bravo, che con Bezzecchi. Il polso rotto lo ha passato. Quello che succede lì sotto dai rookie e da altri è un rimescolare carte in base alle condizioni e alla loro vena, ma ci sono piloti veramente che, è una dichiarazione forte, ma è la realtà, non sono pronti alla MotoGP, nel senso che devono aver bisogno di tempo, e questo è lecito, non sono pronti. Di Gian Antonio ha fatto bene? Ma non è pronto. Ne parlava anche questo con Manuel Poggiali. Digi ha fatto già 3 anni di Moto2 e ci stava. No, di più. Troppi di alti e bassi. 2019, sì, 3 anni. Adesso deve essere per forza pronto, nel senso, non ha alternative. Sì. Raul invece ha fatto solo un anno in Moto2, tra l'altro rischiando di vincere il titolo all'esordio, e lui stesso voleva rimanere. Certo, appunto. Ma quando tu già vai in MotoGP e sei incerto, è meglio che stai a casa. Più che altro, ve lo dico da giornalista, figuriamoci da pilota. Certo. Più che altro dobbiamo sottolineare in modo positivo, scusami Alex, dopo chiudi, la prestazione di Darren Binder, che comunque non ha fatto sfigurato, a differenza forse delle aspettative che si erano fatti gli altri, tutti praticamente, credo. Dici bene, ma sai perché? Mica per questione di manetta, ma perché lui è convinto di stare lì rispetto ad altri. Avete citato Fernandez. Lui ci voleva stare là, e quindi volendoci stare là ci mette la convinzione che altri, dove altri mettono dubbio, e la forma mentis o in generale l'umore del pilota e la stessa sensazione dello spingere che hai se sei nel pallone o se sei in palla, che è un po' diverso, cambia tutto, cambia proprio tutto. Esatto. Ragazzi, la dobbiamo chiudere, siamo a 1:04, direi che abbiamo fatto a sufficienza di più. Noi salutiamo, ecco fatto, è crollato. Salutiamo Yuri Boy. Eccolo qui che si è addormentato. No, si è svegliato, Tatone. No. C'ha ragione, dice, vabbè, è tardi. Mirko, grazie per essere stato con noi. Noi ti grazie salutiamo. Ciao Mirko. Saluto Giacomino da Roma. Giacomino, ciao, grazie. Ciao. Saluto Matteo Pittaccio, Pitti. Ciao Alex, ciao Giacomo, ciao Mirko, ciao a tutti. Ciao ragazzi. Saluto Enrico Scarpa, Marco Savi, Enrico Mori.
Anton Luigi Ambrosio, ragazzi, grazie per essere stati con noi, grazie a Gino Andaga dalla regia per averci supportato e sopportato, e anche per questa puntata è tutto, anche da parte mia, Alex Di Bisceglia. Ragazzi, un abbraccio e ci sentiamo martedì prossimo. Ciao a tutti!